una grandissima emozione, perché non tutti quelli che hanno frequentato l'Accademia Militare poi hanno la fortuna di andare a ricoprire un incarico così prestigioso, quindi grandissima, grandissima soddisfazione. Le prime impressioni sono quelle di una popolazione molto laboriosa, che vuole tutelare la propria proprietà ed è molto concreta e quindi ha la necessità di continuare a vivere serenamente. Per me è fondamentale leggere il territorio, perché dalla lettura del territorio è possibile comprendere i fenomeni da aggredire ed è possibile in conseguenza dare degli obiettivi agli uomini. Come ho detto in precedenza, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ce lo diceva Seneca tanti anni fa, è una cosa quanto mai attuale. Penso di dare il messaggio che metterò tutto il mio impegno per poter conservare questo livello di serenità sociale e, se possibile, un pizzico anche cercare di migliorarlo.